Un caro saluto a tutti voi, un ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì alle 18:30 in diretta, in riproposta alle 20:35 questa sera e poi domani alle 12:05. Iniziamo la quarta settimana di Avvento, ce lo siamo detti tante volte, quest'anno una settimana intera perché l'Avvento percorre le 4 settimane che ci portano a domenica 25 dicembre, Natale del Signore. Dobbiamo dire che dopo l'esperienza di sabato, ho tanta voglia di farti gli auguri a Papa Francesco, sono arrivati tantissimi messaggi nella giornata di sabato, tra l'altro, quando non abbiamo ricordato i nostri riferimenti, siamo stati letteralmente sommersi dai vostri SMS e WhatsApp. Quindi la preghiera un po' è andata in secondo ordine, ma credo che questa sera avremo modo di continuare l'impegno della preghiera per Papa Francesco. Del resto l'ha chiesto anche all'Angelus di ieri, ma lo chiede ogni qualvolta incontra, questa mattina ha incontrato i ragazzi dell'ACR, ogni qualvolta incontra una realtà, ha un'udienza, si incontra con chi arriva a Roma, ma non solo. Andiamo comunque a ricordare i nostri riferimenti, la nostra mail avvento2016@telepace.it per gli SMS e messaggi WhatsApp per intenzioni di preghiera o per dirci che ci seguite 342 12 14 806. Vi ricordo che i testi della preghiera sono presenti sulla home page del nostro sito telepace.it. Questa sera è in studio a pregare con noi Padre Luigi Gaetani, superiore della CISMA, Conferenza Italiana Superiori Maggiori, che io ringrazio veramente per essere qui con noi. Come sempre faremo due parole con lui al termine della nostra preghiera. Preghiera che iniziamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore che attendiamo sia la nostra forza e Lui che è la luce vera che viene sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Anche questa sera fra un attimo saremo introdotti dallo stacchetto musicale che dice accendi il tuo lume. Per chi ha un solo lume, invitiamo a compiere questo gesto. Per chi ha la corona dell'Avvento, quattro, già da ieri, sono i lumi che fra un attimo accenderemo. Padre Luigi accende per noi in studio la corona dell'Avvento e vi invitiamo a fare lo stesso anche voi da casa. Accendiamo le 4 candele dell'Avvento. La quarta è la candela degli angeli, la candela della fiducia. Sono gli angeli che hanno portato la buona notizia. Dio vuole bene a tutti gli uomini e per questo ha deciso di nascere tra noi. Gesù, accendi la nostra fiducia. Vinciamo la paura, rallegriamoci e prepariamoci. Manca poco. Gesù viene. È bello sapere che Dio non ci ha lasciati soli, ha mandato Gesù per noi ed è per noi ed è per Lui che siamo salvati, che Dio si china su di noi per custodirci, per aiutarci e se cadiamo per risollevarci. Gesù viene a noi nei nostri cuori e nelle nostre vite. Vieni, Signore Gesù, ti attendiamo con le lampade accese. Come dicevo, l'intenzione anche di questa sera è per il Santo Padre, ma vogliamo pregare anche per tutti coloro. Qualche giorno fa qualcuno mi diceva, quest'anno non sento il Natale. Per coloro che magari fanno un po' fatica a respirare questo clima, non tanto godereccio o festaiolo che ci dice il mondo, ma quel clima di incontro con il Signore che viene a noi. Il tema della nostra preghiera di questa sera, che si rifà al Vangelo di domani, è nulla è impossibile. Una frase appunto del Vangelo di domani, alcune parole del Vangelo di domani che dovrebbero ricordarci anche nei momenti di fatica che nulla è impossibile a Dio. Ora la nostra preghiera nella novena del Natale che ci propone
Padre Luigi. Vieni, Signore Gesù, sapienza della vita. Vieni, Signore Gesù, luce delle genti. Vieni, Signore Gesù, splendore della gloria del Padre. Vieni e insegnaci ad attendere. Rischiara le nostre tenebre, ravviva la nostra fede. Vieni, fonte di grazia, e rinsalda la nostra speranza. Vieni, Signore Gesù, e guida i nostri passi. Vieni, Figlio di Maria, Dio con noi. Luce del mondo, donaci la pace. Vieni, desiderato da tutti i popoli. Vieni, bellezza eterna, e regna per sempre in mezzo a noi. Preghiamo. O chiave della gloria, vieni, apri all'uomo la vittoria. Goda di essere liberato per il tuo avvento dal peccato. Sei tu, Maria, la porta dell'avvento che apre e chiude il cielo. Ci apprestiamo ora ad ascoltare il Vangelo di domani, martedì del giorno 20 dicembre. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, dice Geremia, il capitolo 15, versetto 16. Ci introduciamo nell'ascolto del Vangelo di domani. Siamo al capitolo 1, versetti 26-38 del Vangelo di Luca, quel capitolo 1 che questa settimana, giorno dopo giorno, leggeremo tutto. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Inizia questa sera il commento del Vangelo di Monsignor Giuseppe Marciante, vescovo ausiliare di Roma per il settore est. Ascoltiamo insieme. «Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te». Con queste parole affidate all'angelo, Dio squarcia il silenzio. In uno dei primi poemetti dal titolo L'Angelus, il poeta Giovanni Pascoli scrive: «E tu nascesti, Dio, da un piccolo ave». Ogni giorno, invocando Maria, anche noi la salutiamo con le stesse parole dell'angelo Gabriele: «Ave». Il testo greco del Vangelo di Luca usa la parola kaire, un verbo all'imperativo dalla radice kar, che vuol dire gioia, grazia, bellezza, bontà, amore.
Possiamo dire che Dio saluta Maria con l'ordine di essere felice. Poi usa la stessa parola per dire il nome di Maria, che è caritomene, quindi caire che è caritomene, che vuol dire gioisci, gioisci, rallegrati o piena di grazia. Ma siccome la parola caire si riferisce oltre che alla gioia, alla grazia, anche all'amore, il nome di Maria è colma d'amore. Siamo nell'ultima settimana dell'Avvento, ormai alle porte del Natale. Maria è la porta del Natale, lei è la porta attraverso la quale Dio si fa uomo. Dio entra nella storia e la nascita del Figlio di Dio ci porta la gioia. Quell'imperativo caire vuole dirci che l'unica cosa che Dio vuole da noi è la gioia. La gioia è il segno della presenza di Dio. Se non c'è gioia, non c'è Dio. Noi siamo fatti per la gioia e la troviamo se, come Maria, ascoltiamo Dio. E l'amore è la gioia che Dio ha per noi, per cui il nostro nome, in fondo, è amati da Dio. Nel saluto dell'angelo c'è anche una bella definizione di Dio. Dio è definito con un complemento di compagnia e con un pronome, con te. Tutto il Vangelo ci mostra come Dio sta con noi, fin sulla croce, fin nel sepolcro. Lui viene per stare con noi, anzi, Egli è l'Emanuele, il Dio con noi. Non temere dunque, fratello, sorella, Dio è con te, sta dalla tua parte, è un tuo alleato, accoglielo. Grazie a Monsignor Marciante che ci accompagnerà per tutta questa settimana. Ora è il momento di un racconto. Pubblicato dalla De Oniane di Bologna, Soliloqui di Betlemme di Giovanni Papini, anche questa sera vogliamo leggere un racconto. La volta scorsa, venerdì, a parlare era il locandiere, questa sera il padrone della stalla. Ormai ho detto di sì, ma quasi quasi mi pento. All'albergo non li hanno voluti, non sapevano dove batter la testa. Sono debole, mi son lasciato commuovere, specialmente da lei, con quel viso umile eppure appassionato, con quegli occhi di bambina venuta da un mondo più chiaro del nostro. E sembra che porti un gran segreto, stretto al petto come un'altra porterebbe un mazzo di fiori. Così innocente, candida, pura che pare impossibile debba partorire da un momento all'altro. Non ho avuto il coraggio di mandarla via di notte, in quello stato. Forse ho fatto male, ma non c'è più rimedio. Si sono seduti nella stalla in silenzio, come se pregassero senza parole o aspettassero un miracolo. Anche il vecchio pare una persona per bene. Assiste quella donna con tanti riguardi come se lei fosse una regina e lui un signore diventato schiavo. Non ci capisco nulla. Girano il mondo soli, senza un servitore, senza una donna che possa porgere aiuto a questa fanciulla che sta per soffrire. Come mai saranno partiti proprio agli ultimi giorni della gravidanza? Portare quella poveretta per le strade in questo mese freddo e in quelle condizioni non è da uomo di giudizio. Insomma, non ho avuto il coraggio di mandarli via sconsolati. La stalla è vecchia e sudicia, ma perlomeno hanno un po' di tetto sopra il capo e le bestie un po' di caldo lo fanno. Anche se ho sbagliato, l'ho fatto a fin di bene. Il Signore non mi castigherà. Mi sono sentito come spinto da una voce dentro a ospitare questi due poveri spersi. E anche il libro comanda di albergare i pellegrini abbandonati. Dio voglia che tutto vada a finire bene per loro e per me. Ed ora un altro momento di preghiera intenso in questa novena di Natale. Rallegrati, popolo di Dio, ed esulta di gioia, città di Sion.
Ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno, e i monti stilleranno dolcezza. Scorrerà latte e miele tra i colli, perché verrà il grande profeta, ed egli rinnoverà Gerusalemme. Ecco, verrà il Signore Dio, un uomo dalla casa di Davide salirà sul trono. Voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore. Ecco, verrà il Signore nostra difesa, il Santo di Israele con la corona regale sul capo. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino agli ultimi confini della terra. Ecco, apparirà il Signore, non mancherà la parola data. Se ancora non giunge, ravviva l'attesa, poiché certo verrà e non potrà tardare. Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. Lo adoreranno i potenti del mondo e lo serviranno tutte le nazioni della terra. Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato Dio forte. Siederà sul trono di Davide suo padre e sarà nostro sovrano. Gli sarà dato il segno del potere e della gloria. Betlemme, città dell'Altissimo, da te uscirà il pastore di Israele. Nascerà nel tempo, egli l'Eterno, e nell'universo sarà glorificato. Quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace. Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Jesse, e lo Spirito del Signore verrà su di lui. Stenderà la sua mano e radunerà i dispersi di Israele. Vedranno la sua pace i popoli del mondo e come a stella guarderanno. Ed ora vogliamo far nostre le parole di Papa Francesco dalla lettera apostolica Misericordia et Misera in Perle di Saggezza. Siamo sempre al numero 7 di questo documento. Il Papa scrive: sarebbe opportuno che ogni comunità in una domenica dell'anno liturgico potesse rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza e l'approfondimento della Sacra Scrittura. Una domenica dedicata interamente alla parola di Dio per comprendere l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della parola. Certamente tra queste iniziative vi è la diffusione più ampia della Lectio Divina, affinché attraverso la lettura orante del testo sacro la vita spirituale trovi sostegno e crescita. La Lectio Divina su temi della misericordia permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene dal testo sacro letto alla luce dell'intera tradizione spirituale della Chiesa, che sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di carità. Bella questa sottolineatura del Papa, che invita le comunità cristiane a scegliere una domenica durante l'anno dove porre una particolare attenzione alla parola di Dio. Vogliamo ora rivolgere la nostra preghiera, le nostre invocazioni, ripetendo, come facciamo tutte le sere, quel Vieni, Signore Gesù. A Cristo, giudice dei vivi e dei morti, salga fiduciosa la preghiera del popolo redento. Vieni, Signore Gesù. Signore, il mondo riconosca la tua giustizia, la tua gloria abiti sulla nostra terra. Vieni, Signore Gesù. Tu che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana, infondi in noi la forza inesauribile del tuo Spirito. Vieni, Signore Gesù. Irradia sul mondo la luce della tua verità, illumina i nostri fratelli che ancora non ti riconoscono. Vieni, Signore Gesù. Sei venuto nell'umiltà per cancellare i nostri peccati, venendo nella gloria
guidaci alla felicità eterna. Vieni, Signore Gesù. Tu, che alla fine dei tempi verrai a giudicare il mondo, ricompensa coloro che in questa vita furono vittime della persecuzione. Vieni, Signore Gesù. E ora nella preghiera che Gesù ci ha insegnato vogliamo raccogliere tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel proprio cuore. E insieme diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. A questo punto della nostra preghiera ogni sera diamo un suggerimento, un impegno. Vi invitiamo a fare un nodo al fazzoletto per vivere questo impegno. Questa sera vogliamo riproporvi le parole di Papa Francesco all'Angelus di ieri, dove lui stesso, dopo la preghiera dell'Angelus, ha voluto dare un impegno a tutti noi per vivere bene questa settimana. Ascoltiamolo insieme. Domenica prossima sarà Natale. In questa settimana, mi raccomando, cerchiamo di trovare qualche momento per fermarci, fare un po' di silenzio, immaginare la Madonna e San Giuseppe che stanno andando a Betlemme. Immaginare come vanno il cammino, la fatica, ma anche la gioia, la commozione, poi l'ansia di trovare un posto, la preoccupazione e così via. In questo aiuta molto il presepe. Cerchiamo di entrare nel vero Natale, quello di Gesù che ci si avvicina, il Dio con noi, vicino a noi, per ricevere la grazia di questa festa, che è una grazia di vicinanza, di amore, di umiltà e di tenerezza. Come sempre Papa Francesco è molto concreto e ci invita a cercare qualche momento di silenzio, ci porta quasi a ripensare al cammino fatto da Giuseppe e Maria verso Betlemme. Questo è l'augurio che vogliamo far nostro, l'impegno che vogliamo far nostro, mentre ora invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prima di ricordare i nostri riferimenti, facciamo una parola con Padre Luigi, che ancora ringrazio per essere qui questa sera con noi, superiore della CISMA, Conferenza Italiana Superiori Maggiori. Vogliamo dire una parola per chi non è addetto ai lavori e magari sente una sigla, sì, l'abbiamo detto anche che cosa vuol dire questa sigla, ma non conosce questa realtà. Grazie innanzitutto per l'opportunità che mi viene data. La CISM mette insieme tutti i religiosi in Italia. Allo stato attuale siamo 18.000 religiosi, 2.500 sono ancora di frontiera, in prima linea, perché sono i missionari italiani.
che in tante parti del mondo portano ancora il Vangelo di Gesù. E di questo siamo grati al Signore e fieri nello stesso tempo, perché è una cosa bella vivere sulla frontiera. E che cosa significa per Padre Luigi essere superiore di questa realtà? Essere uno strumento di comunione, un ponte, e avere l'opportunità di fare cammino insieme con tanti altri fratelli che, come me, in quanto superiore provinciale, condividono le stesse ansie, le stesse preoccupazioni di tanti religiosi, ma di tutto il popolo di Dio, perché nello stesso tempo è la preoccupazione nei confronti dei religiosi, ma nei confronti anche di tutta quella gente di cui siamo figli. Ecco, abbiamo qualche minuto. Possiamo dire, raccontare a chi ci segue da casa in questo momento, qual è, ora come ora, quello che voi state portando avanti appunto come religiosi presenti in Italia? Ogni anno noi abbiamo un'assemblea nazionale che mette insieme tutti i provinciali di tutti gli istituti, all'incirca 200 provinciali in Italia. E da quando è arrivato Papa Francesco abbiamo sentito forte l'invito che lui poi ci ha rivolto in un'udienza che ci ha concesso, di aprire le nostre case e di essere sulla frontiera per accogliere i più bisognosi. E io, incontrando il Papa, dopo un anno gli ho detto: Santità, abbiamo mantenuto fede alla parola che lei ci ha dato, perché le nostre case si stanno aprendo per fare un'accoglienza generosa e calorosa nei confronti di tanta gente. Allo stato attuale ci sono più di 100 iniziative in atto dal sud al nord del nostro paese che si traducono come accoglienza nei confronti degli immigrati. Questo è molto bello, perché questo darsi da fare tante volte non fa notizia, altre sono le cose che fanno notizia, ma dobbiamo dire che veramente c'è un mondo di bene che non fa notizia ma è all'opera. Padre Luigi, che cosa vorrà dire per te vivere questo Natale 2016 anche con questa attenzione di cui ci hai appena ricordato verso coloro che cercano, come del resto Giuseppe e Maria, un rifugio, un ristoro, di essere accolti? Il Natale è la cosa più concreta della nostra esperienza di fede, è carne tenerissima, e credo che ritornare a questo elemento essenziale sia ritornare al Vangelo di Gesù, perché quando ci allontaniamo dalla carne diventiamo lontani, lontani dalla gente, lontani dalla realtà, lontani anche da noi stessi. Solo nel momento in cui siamo capaci di accarezzarci diventiamo capaci di accarezzare gli altri, e il mondo credo che abbia bisogno di questa delicata carezza. Bene, io ringrazio Padre Luigi prima di tutto per aver pregato con noi e poi per le parole che ci ha donato. Noi cogliamo l'occasione, tramite di lui, di fare gli auguri di Buon Natale a tutti i religiosi presenti in Italia o anche certamente a quelli, come ci ricordava, che sono in prima linea in missione, laddove sono impegnati a portare il Vangelo. Io vi ricordo i nostri riferimenti per la mail: avvento2016@telepace.it, il numero di cellulare 342 12 14 806, vi ricordo SMS o messaggi WhatsApp, e infine il testo della preghiera sulla nostra home page di telepace.it. In diretta torniamo domani sera alle 18:30, in riproposta 20:35 questa sera e poi domani 12:05. Buona serata a tutti voi.